Prima pizzeria, siamo da Ciccio Vitiello a Caserta. Oggi siamo andati a da Il Segreto del Cucinello. È un po' sporco. Oggi proveremo la pizza di Roberto Schi. Non ho parole. Ok, ci siamo. Domani andiamo a Napoli per la 14ª volta. Domani faremo un video su 3 pizzerie a Napoli. Durerà un po' di giorni, ogni giorno faremo una nuova pizzeria. Qual è la particolarità di queste pizzerie? Che non sono quelle proprio tradizionali. E che non sono neanche tra le più famose. E quindi faremo il format 3 pizzerie, che sono un pochettino come 4 ristoranti preso su Wish. Siamo appena arrivati a Napoli, abbiamo fatto il check-in in appartamento. E ovviamente la prima cosa che adesso andiamo a fare, una volta arrivati a Napoli, è mangiare. Abbiamo fatto il nostro primo giretto a piedi e a Napoli fa un caldo bestiale. Vabbè, ma queste non sono le cose importanti. La cosa importante è che stasera andiamo a fare la nostra prima tappa. Andiamo da Cambiamenti. Prima pizzeria, siamo da Ciccio Vitiello a Caserta. Questa ce l'ha consigliato Antonio Malati di Pizza. Noi ci fidiamo ciecamente del suo parere. E per l'occasione mi sono portato anche la divisa da lavoro nuovissima di zecca. La maglietta con la pizza e con l'ananas. E siccome stimo dover mangiare abbastanza tante cose, ci siamo portati anche i rinforzi. La maglietta è questa ed è molto bella, vero? No, non è una domanda, è molto bella. Prima portata abbiamo la frittatina evoluta, particolare, fatta con le linguine. Sopra c'è il mango e crema al mango. Paolo che dice di non avere pregiudizi, ma in realtà ce li ha, perché costa ben 7 euro. Quindi ragazzi, deve essere buona, perché se non è buona è un grosso problema. La fritta è buona tutto. Margherita fredda. La macaprese col basilico fritto. È buona, tutto insieme. È molto particolare il padellino così. Sembra quasi più una, non dico brioche, però è molto più morbido. Ragazzi, questo è un padellino praticamente gusto parmigiana. Devo dire che ispira veramente un casino, col parmigiano bruciato sopra. Forse un po' compatto, però comunque ispira un bel po'. Qua il livello si alza. E non so perché, ma me l'aspettavo. Molto molto buono. Procediamo con quella con il polipo. Ora non mi ricordo il nome. C'è il piccante. Il guacamole. Non ho capito, scusa. Questa base mi piace di più perché è più croccante. Ok ragazzi, questa è la pizza premiata di Ciccio Vitiello e si chiama recensione negativa. È una sorta di... non ce l'hanno spiegata. Quindi vado un attimo in tutto. Sembra tipo una... assaggiare. La devo... Allora, sembra tipo una margherita fatta un po' al contrario, e credo che la recensione negativa sia per il nero che lui ha appositamente messo con questa crema di oliva sopra la fetta, per indicare come se ci fosse una sorta di errore, che poi in realtà non c'è, perché il nero sembra una bruciatura ma in realtà non è una bruciatura. Ho visto questa spiegazione sul video di Malati di Pizza, perché sennò non ci sarei mai arrivato, raga. Però dovrebbe essere questo il motivo. E niente, adesso lo assaggiamo. Ok, questa sì. Anzi, questa è buona davvero. Wow. Siccome avevamo ancora fame, in realtà avevamo voglia di provare altre pizze per avere un quadro più generale, ci siamo fatti consigliare che pizze prendere. E Ciccio ci ha detto: prendi per forza una margherita, perché la margherita va presa. Ora, se voi ci conoscete, lo sapete, io sono un tipo un po' più fighetto, che amo provare le cose un po' più particolari. Però prendiamo sta pizza, anche perché Paolo mi ha guardato in una maniera un po' così, perché se Paolo vuole che prova la margherita, Paolo prova la margherita. Inquadra Paolo, cazzo. Inquadra Paolo. E poi questa doppia consistenza, che non l'abbiamo ancora mai provato, e Paolo si è già fregato un pezzo perché ha fame, con olive, capperi, scarola e baccalà. Questa è la più saporita insieme alla parmigiana. Veramente buona. Da. Io invece vado di margherita. Mi piace proprio il sugo di sì. Pomodoro. Più della mozzarella? Sì, fondono perfettamente per me. Poi la base è un po' crancina, quindi ciao. Abbiamo chiuso la prima tappa, direi che siamo molto soddisfatti, siamo pienissimi perché abbiamo assaggiato veramente tante pizze e purtroppo a sto giro eravamo soltanto 3. Forse il mio tipo di pizza preferita sarà quella di doppia consistenza. Io ho trovato la penultima con il baccalà. Buonissimo anche l'impasto della tonda classica. Il pezzo forte qui era la mozzarella. Aveva veramente un sapore fantastico, mozzarella casertana, quindi tanta roba. Il complesso veramente molto buono, da provare. Ora però dobbiamo vedere dobbiamo le altre. Provare le altre, quindi ci vediamo domani. Ragazzi, questo è il nostro secondo giorno a Napoli. Stiamo muovendo le chiappette perché c'è già Paolo che ci aspetta da Donato con Mollico Senza. Eccolo qua, il panino congelato al pistacchio. Secondo giorno, altro giro, altra corsa. Dopo essere stati da Ciccio Vitiello, oggi seconda tappa da Il Segreto del Cucinello, provincia di Benevento. Andiamo e vediamo come sarà.
primo manzo tonnato. Nostro montanara Legnus, serve in doppia cottura, fritta e cotta a forno. Allora, questa quando l'ho letta sul menù l'avevo già scelta. Ma poi ragazzi, che alveolatura, wow! Non so come mordere il tutto, no, serio di più. Ah, ma dire, spacca la bocca. Super estiva, molto fresca. Il pasto non sono riuscita a sentire bene perché ho sentito più il condimento. È un po' sporco. Non l'hai morso, l'hai respirata questa. Il pasto è leggero, ma la pizza è pesante perché è piena di condimento, molto saporita. Il cocco forse si sente poco, però da quella freschezza e quella croccantezza in più aggiunta già ha un impasto molto croccante, molto alveolato. La struttura è bellissima, è vero, sa di estate, è veramente una bomba. Voglio la città. Già hai fatto a metà, ma vi dico. Questa è una metà, però. Ma vi dico. Perciò te la volevo dare. Questa ha un sapore più forte, la preferisco, è più facile da mordere, che non si tira via il pezzo come nel manzo tonnato, ma essendoci questo tartare è molto più facile da mangiare. C'è il miele, c'è un contrasto dolce-salato particolare. C'è il caffè sopra. Contrasto dolce, amaro, salato, una figata. È meglio, no? Faccio poco. Com'è questa frittatina? Fai vedere. La consistenza dentro è veramente buona, anche la panatura è leggermente croccante, quindi l'apprezzo rispetto alla panatura è leggermente molle di altre frittatine. Forse potrebbe avere un po' più spinta il sapore sul ripieno, ma comunque devo dire che è buona, siamo già a un livello superiore. Come piace la panatura? Un crocco che doppio e croccante, come molto buono. Non ci vuole di olio dolce, curcuma, crema di ricotta di pezzata rossa e polvere di olive. Di pezzata rossa, finocchi marinati con olio e sale, salmone, cipolla viola, olio, basilico e polvere di oliva nera. Adoro, io ho bella carica. My dog's in the back, better keep. Vedete che smettate le cose. Vabbè, io vado pazza per il salmone, quindi mi piace tantissimo. Anche se non, cioè, non si sente questo sapore super super forte del salmone, pazzisco per le cipolle. Io salmone, Raff, senza dubbio tonno. Ci consigliano di apprezzare la cottura. Effettivamente sotto. Wow, ho tirato via solo con le labbra, Molto morbida. Un passo su filaccia, ma il gusto bello forte. Sente un po' di aceto, ma non da fastidio. Forse ci avrei messo un elemento crunchy. Nel senso, la cipolla così non mi dispiace, ma ancora meno mi sarebbe dispiaciuta magari la cipolla croccante. A parte, diciamo, la mancanza di elemento croccante, fa paura. Tartufo. Dicevo che era questa. Questa è quella che non mangerò. Una marinara a bove, una passata di pomodoro, fave di pomodoro ramate. Abbiamo alacce, servono di polcere di sardine, olive nere, foglie di cappero, prezzemolo, un pesto d'agliustino del Monte Taburno. Questa pizza secondo me ti piacerà. Ho preso tanto tartufo. Non si importa di tartufo. Anche questo è collessivo più delicato. È molto delicato questo tartufo, mi piacciono i tartufi più pesanti. Aspettavo più carica di sapore. Invece devo dire che è delicato, ma non è una cosa negativa. Forse ho preferito altre, ma è molto molto, molto buono. Questa è troppo bella. Vabbè, io sono super fan delle marinare un po' più creative. E mi piace un sacco perché sono super super fan delle pizze rosse col tantissimo pomodoro. Esperienza conclusa. Mi piacciono le pizze in generale perché comunque sono molto creative, molto originali. Nessuna non mi è piaciuta. Forse io, che sono amante del tartufo, il sapore del tartufo lo preferisco un po' più spinto. Le pizze erano fatte veramente bene, si mordeva con le labbra sostanzialmente senza denti. Questa è una cosa che ho apprezzato tantissimo. Non mi sparo ancora nulla se ho preferito l'esperienza di stasera o quella di ieri, perché poi ne abbiamo altre ancora. Devo ancora mettermi nelle condizioni di poter rotolare. Sto ancora camminando, non va assolutamente bene. Diciamo che bene. Oggi siamo messi a dura prova. Bella la maglietta, ma l'ho scelta io. Ci vediamo domani, a prefo. Terzo giorno, terza e forse ultima pizzeria. Oggi proveremo, non è vero, mi sono dimenticato di fare l'intro, quindi abbiamo già fatto Oggi proveremo la pizza di Roberto, sono incuriositissimo, non so cosa mi aspetta e chissà se sarà come le altre. Tu sei curiosa? Tanto, tantissimo. Ok. No, in realtà abbiamo già fatto, però ovviamente adesso vi faremo vedere tutto quanto. Studiare il mercato e poi alzare l'asticella. Questo si può fare solo se è a scuola. Bombetta? Allora, io non sono amante delle verdure, però sono fritte, quindi... E infatti...
italiane. Andiamo al taglio da pizza fiocco. Qua abbiamo un impasto fatto da maestro Susto. Io faccio tutto io. Chi mangia la mia pizza mangia la mia storia. Prima le donne. Assaggiamo la pizza fiocco. Oh, basta spoilerare. Ma che può? È dal menù, non avrei mai detto, invece vederla dal vivo. Sembra una parigina. Non ho parole, è allucinante. Margherita. Mi piace perché è bella sugosa. Pomodoro sente un botto. Pomodoro sovrasta anche il fior di latte, onestamente. Sente di più. Mi piace nel complesso. Ma tiene la margherita, ragazzi. Io sono più per le cose più particolari. È la prima pizza a sorpresa. Si chiama rosso di sera perché abbiamo fatto frullato i fagioli ed emulsionato insieme all'olio all'aglio, mozzarella, cipolla ramata di pomodoro cotta in vino rosso, all'uscita mistichianza condita con vinaigrette e tonno scottato. Cioè, guarda questo pezzone di tonno, che bello. Voglio la tua reazione. Ma quasi mangiare il gatto cinese particolarissimo. Familiare come sapore, non è un po' così, dice ok, è buono. Forse è insolito sulla pizza? Bella perché è pesante, è proprio a livello di grammatura, si sente pesante, carica. È carica, ma non perché sia porcellosa alla fine, fagioli, tonno, veramente è fit. È buono, dicevo che è buono. Questa qua si chiama giallo fiume, i pomodorini gialli, poi abbiamo una salsa di pomodoro giallo, fior di latte, pancetta e peperoncini verdi di fiume. Sono cose molto più di forse la migliore. Sì. Dopo la fiocco, che a me i peperoni piacciono troppo. Friggitelli poi sono buonissimi. Solo secondo me devi fare il video morso direttamente. Ma veramente paura. No. Chiama, tipo guai un napoletano. Come napoletano. Qua andiamo a risvegliare i gusti primordiali, ok? Perché i cicoli fanno la storia a Napoli. Siamo a mozzarella. I cicoli, se li lasciamo lessi così come ce li vendono, non hanno quello sprint. Qua cosa mi sono inventato? Ho messo il grana padano e faccio caramellare sia il formaggio che i cicoli. La ricotta e il ragù. Droga. Droga veramente, ragazzi. Io vedo come un riccio. Il malato di pizza disse che sei una portata, cioè, ti voleva aiutare nell'intenzione. Facciamo un evento. Voglio vedere la faccia di Rap che assaggia questa pizza. È buona, non posso dire che non sia buona. Ma mi sa che ci sono quei cicoli, raga. Proteine. Separato il concetto di genovese, prepariamo prima un sugo di cipolla che fa da base e poi la carne stracotta la mettiamo a parte, mozzarella. Dopo la cottura mettiamo queste cipolle croccanti e parmigiano reggiano grattugiato al momento. C'è un profumo molto saporito. E olio all'aglio. Olio all'aglio logicamente è un olio cotto, non messo a fermentare l'aglio così. Margherita segreta, e poi di segreto non c'è niente. Buona. Bella. La ricetta del ragù. Segreto la ricetta del ragù che c'è stato. Sì. Normale, c'è ragù. Sì, infatti. L'avevo immaginato. Il segreto è che in realtà non posso la salsa, è la ricetta del ragù, il segreto. Siamo tornati a casa ed è arrivato il momento di tirare le somme. E no, non mi sto riferendo ai chili presi, anche perché abbiamo perso, non abbiamo preso. Morale della favola, abbiamo provato tre pizzerie diverse, tralasciando il fatto che sono tutte e tre pizzerie assurde, buonissime, che noi non avevamo mai provato, quindi comunque siamo sempre felici di fare nuove esperienze. Cambiamenti ci è piaciuto veramente tanto, specialmente la sua ultima pizza, ovvero la recensione negativa, che è il nome simpatico che è stato dato a quella pizza. Mi è piaciuto molto il fatto che facesse vari impasti diversi. A me erano piaciuti un botto tutti i latticini che utilizzava sulle pizze, cioè. Raga, mozzarella casertana, tanta roba. Seconda pizzeria, il segreto di Pulcinella. Ho apprezzato tanto anche qui, veramente una fantasia enorme su tutti gli abbinamenti. Forse tra i tre è stato quello con più fantasia in tutti gli abbinamenti. I padellini, la doppia cottura, le pizze tonde. La fetta al forno. Detto.
doppia cottura. C'hai ragione. Ha un impasto diretto, al contrario degli altri che fanno prefermento. Ultima pizzeria, su Stable. Si ritorna più sulla contemporanea, sì, degli antipasti. Wow. Qui le pizze più buone, lo dico, allora, superavano le altre più buone delle altre pizzerie. L'impasto è veramente buono, Susta lavora con una biga, impasti molto idratati, le pizze erano molto belle. Lui si è differenziato per una caratteristica, non che non hanno avuto gli altri, ma che ha avuto più degli altri, ok? Le sue pizze erano veramente cariche di sapore. Ma le pizze, così come gli antipasti, cioè tutto ciò che noi abbiamo mangiato nel suo ristorante, ogni singola pizza era veramente carica proprio di ingredienti, non per sì, forza pesante. Che a vederle magari dici no, è impossibile che questa pizza sprigiona tutto questo sapore. Esatto. Invece sì. E in questo tour, ok, io parlo perlomeno in questo tour, probabilmente la pizza più buona che io ho mangiato, parlo per me, è proprio la pizza fiocco di Susta. No, vabbè. Approvo. Avendo mangiato le frittatine più buone, avendo mangiato la pizza più buona lì, non sono pizze iper particolari come dal Segreto di Pulcinella. Diciamo che uso ingredienti anche tradizionali, però messi in un modo così alternativo che proprio rimani wow. Però devo dire, questo tour, questo anno, il 2023, l'ha vinto Susta. Diteci quali altre pizzerie dovremmo provare a Napoli e dintorni e a 30.000 like... noi facciamo le valigie e torniamo a Napoli. No, infatti, pure secondo me non ci arriveremo mai. 30.000 sono troppi. Sono troppi. Vabbè, comunque. Ciao!